Pace e bene a tutti. Oggi 6 agosto, ricordiamo un episodio molto molto importante e particolare, misterioso, che ci è raccontato nei Vangeli, la trasfigurazione. Ascoltiamo. L'episodio della trasfigurazione è narrato nei tre Vangeli sinottici, dopo la confessione di Pietro. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse sulla cima del Tabor ed innanzi ad essi si trasfigurò. Il suo viso divenne risplendente come il sole e le sue vesti candide come la neve. Ed apparvero Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro allora prese la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». Con questo gesto Gesù vuole i suoi apostoli testimoni della sua gloria. Pietro, il discepolo dal cuore ardente e generoso fino all'eroismo, colui che pochi giorni prima era stato costituito capo della Chiesa. Giacomo, il fratello di Giovanni, impetuoso e fedele, che voleva sedere alla destra di Gesù, per cui si disse disposto a bere lo stesso calice amaro della passione. Giovanni, prediletto, perché il più giovane e più innocente. Tutti e tre seguiranno il Maestro nell'orto degli ulivi, nella dura ora della passione. Per primi si recano al sepolcro e predicano con zelo ardente la fede, dando la vita per il loro maestro. Vorrei sinceramente fare un commento a anche la pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltato, eppure è una cosa che è sempre stata presente nella mia vita. Quando sento raccontare questo episodio, sento di non avere molto da dire, sento di aver capito veramente poco, e forse un po' anche l'emozione che avevano nel cuore Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano lì insieme a Gesù. Allora voglio proporre anche a voi questo, un attimo di tacere di fronte a qualcosa che riguarda Dio, che effettivamente non capiamo, ma che allo stesso tempo ci colpisce profondamente. E affidiamoci all'intercessione di questi apostoli, appunto per rimanere nello stesso atteggiamento di contemplazione e di conservazione all'interno del nostro cuore di tante domande, nella certezza che un giorno troveranno risposta. Forse è veramente questo il regalo grande che ci viene fatto da questa pagina di Vangelo e che Gesù ha voluto dirci: sapremo le risposte e c'è una grande bellezza che ci attende. San Pietro, San Giacomo e San Giovanni, pregate per noi.